L'escalation continua di violenze in centro all'Aquila ad opera di minori non fa dormire sonni sereni alla popolazione. Nonostante i controlli si siano rafforzati, la gente non è tranquilla. Il fatto del minore evaso da un carcere minorile di Roma e trovato dalla mobile dell'Aquila in un bus e nel capoluogo fa pensare che la città troppo spesso sia luogo di incontro-scontro anche per fenomeni legati alla droga. Le comunità spesso vengono additate come responsabili di queste situazioni. Di certo il fenomeno esiste e non si può negare, ma è ampio e difficile anche da liquidare con due parole. Abbiamo chiesto allora Goffredo Jukic della comunità Crescere Insieme quanto questa situazione li preoccupi e soprattutto quanto loro stiano facendo per cercare di capire quello che succede, fermo restando che senza sinergia e collaborazione è impossibile agire, non serve solo la repressione e loro si pongono come soluzione. Non per minimizzare, però questo è un fenomeno che in questa città probabilmente non riguarda i ragazzi che sono inseriti nel circuito d'accoglienza, o meglio, riguarda ragazzi che il circuito dell'accoglienza lo sfiorano ma non ne riescono a cogliere le opportunità. Sono tanti ragazzi che entrano magari nelle nostre strutture per poche ore e le devastano in tanti casi, mettono a repentaglio anche l'incolumità dei nostri educatori ed escono. Nei confronti di questi ragazzi il nostro intervento è chiaramente difficile, perché noi non siamo strutture detentive né coercitive, quindi i nostri strumenti educativi li possiamo spendere a favore dei tanti ragazzi che fortunatamente sono la maggioranza, che sono inseriti in percorsi positivi di scuola, di lavoro, perché c'è anche un'altra città, c'è una città che accoglie, perché noi vediamo purtroppo questi episodi brutti che vanno sicuramente, sui quali bisogna sicuramente intervenire sia con le forze dell'ordine sia con progetti educativi di strada, andandoli ad intercettare nei luoghi dove si trovano. Ma ci sono tanti ragazzi che sono inseriti in percorsi positivi che la città fa fatica a vedere, ma che ci sono. Sono quelli che giocano a pallone, sono quelli che lavorano nelle cucine, nei ristoranti, che ricostruiscono le nostre case distrutte. C'è un mondo molto complesso. È evidente che la rete di sostegno sociale della quale le strutture fanno parte è una rete che va sostenuta, perché additare noi o chi lavora o chi collabora con noi come responsabile è il primo degli errori. L'alternativa alla rete di protezione sociale costituita anche dalle comunità, la strada per tutti, sia per quelli che fanno bene sia per quelli che fanno male.